Gianni Balsarini. Cioè, si direbbe signore e signori, lui ha invertito le cose. No, siccome mi dicevate che la sigla magari non vi piace molto, ad alcuni non piace la sigla, ne ho scelta una così, dal vivo. Vieni qua. Dicono anche che ci assomigliamo, abbiamo gli stessi capelli, visto? Oh, stai dicendo? Capito qua? Furbetto. Di cosa parliamo, mi ha detto papà? Di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Parliamo di Juve questa sera, ma sì, dai, facciamo un video nuovo, parliamo di Juve. No, allora io mi sono divertito. No, voi avete ragione. Quando mi dite che non devo dare importanza ai bimbi minchia, no? Però, cioè, ma non è questione di dare importanza, è questione che mi viene da ridere. Perché c'è proprio gente che si mette lì, secondo me. Si sveglia al mattino e dice: cosa cacchio mi invento oggi? Aspetta che ci ricamo, perché devo dire qualche cosa, perché altrimenti non sto bene. Allora vanno a cercare, a spulciare, trovano sempre l'ago nel pagliaio. Pensa che vista che hanno questi qua. Perché sono bimbi minchia, ma hanno una vista che è pazzesca e soprattutto una elaborazione, o meglio, una elucubrazione mentale che è veramente invidiabile, no? Per cui vanno proprio a spulciare tutto. Cioè, se piove è colpa, se non esce il sole fino a dopodomani è colpa, ecco, capito? Se c'è l'eruzione dell'Etna è colpa, è sempre lì la colpa, è sempre colpa lì, sempre, sempre. Se, è meraviglioso, cioè, no, cioè, è meraviglioso al tempo stesso, è anche triste, no? Perché la vita è, nonostante tutto quello che stiamo vivendo, per carità, ma la vita è sempre la cosa più bella, no? Quindi è bello andare a cercare le cose che ti fanno ridere. Infatti, io sto cercando le cose che mi fanno ridere, però vedete, alla fine io cerco perché hanno una funzione. Ecco. Questi qui hanno una funzione, che è quella di far ridere. È quella di far ridere, ecco la loro funzione, è quella di far ridere, è come un grande circo, no? Nel quale loro si esibiscono tutti i giorni e ogni giorno inventano un numero nuovo, sempre sulla stessa falsa riga, sia chiaro, ma ogni giorno inventano un numero nuovo, ecco la loro missione, è far ridere, non ci ero arrivato. Bene, alla fine ci si arriva perché anche io ho le mie elucubrazioni mentali. Parliamo di Bernardeschi, eh? Parliamo di Bernardeschi, che ha più capelli di me e anche di mio figlio Nicolas. Però adesso si è tagliati i corti, proprio li portava. Vabbè, insomma, è un giocatore, è sembrato un giocatore nuovo ieri, no? È sembrato un giocatore nuovo, nel senso che è entrato in partita subito e più presto di così. Vorrei anche vedere prima azione, cross e gol di Morata. Praticamente seconda azione importante sulla sinistra, cross e gol di Federico Chiesa. Più che cross, assist, non proprio un cross, assist e gol di Federico Chiesa. Cosa è successo? È successo quello che doveva succedere prima o poi, perché Bernardeschi non poteva essere il giocatore che si era visto nell'ultimo anno e mezzo. Posto che questo sia adesso il nuovo Bernardeschi o che Bernardeschi abbia trovato finalmente la sua dimensione, lo dimostrerà solo il campo che è quello delle sentenze, il campo che è quello delle sentenze, dimostrerà se Bernardeschi ha iniziato un nuovo corso. Di sicuro c'è che la partita di ieri lo ha eletto migliore in campo e non so da quanto tempo non succedeva. Non so da quanto tempo non succedeva, direi dai tempi di Allegri. Cosa è successo? Ripeto, ha sempre avuto delle grandi potenzialità questo ragazzo. Io ho sempre pensato, ma lo dicevo, che il suo fosse un problema soprattutto mentale, che dovesse ritrovare forse una certa autostima, una certa convinzione in se stesso, perché i mezzi fisici sono molto importanti, sono molto ev ed evidenti. Pirlo ha detto a gamba fresca, ma si vede che ha gamba fresca. E poi ha i mezzi tecnici, certo è un mancino, sul destro rende un pochino meno, però ragazzi è un giocatore stilisticamente e tecnicamente dotato. Adesso non sono qui a creare di Bernardeschi un fenomeno,
fenomeno, un fuori classe, un CR7? No, assolutamente no, ma lo sa benissimo anche lui. Ma stiamo parlando, secondo me, di un giocatore che sta ritrovando una certa dimensione. Aveva dato qualche segnale anche nelle partite precedenti. Ieri, complice anche il fatto che gli assist che ha messo, prima un cross e poi un assist, sono sfociati in gol. Ecco, complice anche questo fatto, ha ritrovato una certa dimensione, che adesso però, e adesso viene il difficile, dovrà assolutamente confermare, perché sa benissimo anche lui che alla Juve è difficile già perdonare 3-4 prestazioni di livello inferiore rispetto alle tue possibilità. Lui ne ha inanellate un po' di più e probabilmente sa benissimo di aver esaurito un bonus. Però è altrettanto vero che questa partita gli può aver dato una grossa iniezione di fiducia, così come l'ha data Morata. Il potere, come si dice, taumaturgico di un gol, taumaturgico. Ragazzi, lui aveva il citomegalovirus, ce l'ha ancora un po', citomegalovirus, che mi sono andato ad informare. Ragazzi, è bastardo, cioè ti dà leggero stato febbrile, ma soprattutto spossatezza, stanchezza. Non a caso ha rischiato in campo e ha subito successivamente, è stato colto successivamente da svenimento dopo la partita con il Porto. Quindi, ragazzi, non è che abbia reso poco in questo mese, o meglio, dall'inizio dell'anno, per problemi tecnici, per un'involuzione tecnica, perché io già li vedevo e li sentivo i commenti. Ecco, il solito Morata che parte bene e poi si perde. No. Ragazzi, sono 3 settimane. Lui ha cominciato con un problema muscolare l'anno nuovo e sono 3 settimane che si tira dietro questo virus che è tremendo. Andate a cercarlo su Wikipedia. Citomegalovirus. Ok? Andatelo a cercare e vi renderete conto di cosa sta passando, perché non è ancora finito del tutto, ma di cosa ha passato specialmente nelle ultime 3 settimane questo giocatore. Tra l'altro l'infermeria si è arricchita pure, sapete, no? Di Frabotta, l'avete sentito. Frabotta sta giocando con la pubalgia. McKennie, avete visto che è uscito zoppicando. Sono arrivate delle buone notizie per De Ligt. Non c'è nessuna lesione. Ho paura a dirlo, però. Perché quando io mi dicono non c'è nessuna lesione, non sempre, ma non c'è nessuna lesione, quindi è una cosa breve. Vediamo sabato contro la Lazio. Tanto McKennie è stato riscattato, 18 milioni e mezzo, un eventuale ulteriore bonus in favore dello Schalke 04 a maturare determinate condizioni, e sono molto contento del riscatto di questo giocatore, perché sicuramente è un giocatore in prospettiva importante per la Juventus. Vi è piaciuto il video? Ve lo faccio piacere un po' di più. Alzati. Cosa diciamo alla fine? Cioè, tu cosa vorresti dire? Così, a ruota libera. Cosa vorrei? Guardali che ti Sì. guardano, ok? Dai, un po' di creatività, un po' di. Vorresti avere i miei capelli, dillo. Tu vorresti avere i miei capelli. E ride. Cioè, capite? E ride pure. Sto barcellonista qua, eh? Sto barcellonista qua. Sta giocando il Barcellona, eh? Coppa del Re. Sì. Sì. Deve rimontare 2-0. dal. Siviglia. Ce la farà? Però Sta in giocando il padre. campionato abbiamo vinto 2-0, quindi E quindi, in campionato adesso com'è la situazione? secondi. Secondi, a quanti punti Atletico dall'Atletico Madrid? 5 Ed erano a 13. a 13. Dimmi la formazione del Barcellona. Vabbè, Ter Stegen in porta. Dai. In difesa Jordi Alba, cioè, Dai, dimmi. perché adesso non Vai. gioca così tanto. Vabbè, comunque, il titolare sarebbe Jordi Alba, poi Lenglet, Piqué, Mingesa, Sì, perché adesso Semedo, non so se non ce n'è andato, se si è fatto male, boh. vabbè, poi Poi vabbè, centrocampo. centrocampo Busquets, De Jong e Pedri. Pedri, quindi un 4-3-3, Sì, ok? E e poi là vabbè. davanti, vabbè, Messi con. Messi, Griezmann e Dembélé, o se no Braithwaite al posto di Griezmann. Famoso. Io così velocemente non me la ricordavo. Vabbè, ciao ragazzi, iscrivetevi al Ciao. canale, al mio e anche al suo, eh.
Balzerini Junior. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao.